mi spieghi come mai avete fatto un'estate con spettacoli solo a pagamento? La gente non poteva distrarsi, non poteva divertirsi, bisognava andare solo agli spettacoli dove si poteva pagare, i concerti che avete fatto. Ma cosa stai dicendo? Continuate con questa stupidità. Quanto si pagava per un biglietto con Gigi D'Alessio? Sono stati fatti concerti di tutti i tipi, a pagamento, gratis, a pagamento la maggior parte, quasi tutti, la città lo sa, quasi tutti, Luigi, sulla rotonda del Lungomare a pagamento. Cioè, ci mancherebbe altro, dove essere a pagamento, cioè, è ovvio, i poveri disgraziati non... quelle spese, e i poveri disgraziati nulla? Ti spiego una cosa, così cerchi di capire una volta per tutte come funziona. No, 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 veramente, veramente avreste dovuto capirlo voi in 4 anni e mezzo. Si danno, sono organizzazioni private a cui il comune dà dei contributi, perché altrimenti non si potrebbero realizzare quei concerti così importanti. Allora, tanto vale andare allo stadio a vederli. Da dove vado ad andare a vedere allo stadio? Non lo so. No, se mi devo sentire, mi devo sentire Gigi D'Alessio, e forse non ci arrivi. Beh, non offendere. A comprendere. No, forse, forse. No, perché non offendere Luigi. Non lo so, può darsi, eh. Non offendere, perché non è carino. Forse magari sei un po' stressato e ti stai distraendo e non riesci a cogliere. Pensi di essere, non ti mettere sul forse, non lo so. Pensi di essere brillante, di essere. No, non sono, non sono. No, scusa. Tu fai l'attore, non io. Vabbè, grazie a Dio. Beh, si vede. Infatti, io non ci tengo a fare l'attore. No, tu ci provi, non ci riesci. Io non ci tengo a fare l'attore. Tu cerchi di tu sei attore di professione, io no. Rispetto massimo per gli attori. Non ti riesce benissimo il personaggio al candidato. Ma io non devo recitare di fare il candidato sindaco. Io sono candidato sindaco. Questa è la differenza. Ma io mi auguro che tu. Ah, un'altra cosa. Ma da Tarantocrea sei passato ai Verdi? Sì, sì, sì. Già un salto della quaglia all'inizio. Dalle quaglie, dalla stessa parte, quindi però, in appoggio nel 2012. Forse, forse i Verdi non avevano numeri, persone da mettere in lista? No, non c'è questo. Ti hanno cooptato? No, non c'è questo. No. Non c'era questo problema. Però, in un mese passare da Tarantocrea ai Verdi è un po'... Non parlare Luigi, non parli solo tu. Già i monologhi li fai in diretta Facebook. No, ti stavo dicendo che io non sono passato i Verdi, io... Appartengo al gruppo dei Verdi già da 10 anni, con Angelo Bonelli mi lega un rapporto di amicizia da 10 anni, quindi semplicemente abbiamo parlato con Angelo in questo percorso di transizione ecologica. Quale transizione? Entra perfettamente con tutti gli altoforni aperti. Il mio ingresso. Però la transizione ecologica è una bella favola, la transizione. Parliamo della transizione. Sì, sì, parliamo. Prova ad aprire un po' il cervello. L'unica transizione è la chiusura. No, è aperta. È apertissima. Il lavoro che deve essere fatto sulla città, che è quello di Ecosistema Taranto, ha questo senso. Quale? Ecosistema Taranto è un progetto che prevede il lavoro sulla città in un percorso parallelo. Meno parole, chiusura.